Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo sinteticamente di tutto quello che c'è da sapere sull'architettura hardware PC. Incominciamo a bomba osservando uno schema generico di una scheda madre. Le schede madre nel mondo PC sono i due tipi: motherboard, quindi schede madri, baby AT, è il formato classico utilizzato per i vecchissimi sistemi 486 e Pentium. Aveva lo sviluppo orizzontale della motherboard con il processore montato sulla destra dei pettini per le schede di espansione ISA e PCI. Tale disposizione rendeva molto difficoltosa sia l'espansione della RAM quanto l'installazione di nuove schede, essendoci fisicamente poco spazio nella motherboard in larghezza. Schede madre di formato ATX, formato di scheda madre più recente, utilizzato attualmente nella quasi totalità delle schede madre per il mondo PC. Si sviluppa in verticale, evitando così che lo zoccolo del processore possa impedire l'inserimento di schede a lunghezza intera. Integra nella scheda le porte seriali, parallele, VGA, HDMI, USB, PS2. Quest'ultimo, insieme alle porte più vecchie, possono non più trovarsi nelle schede madre più recenti, al posto di un maggior numero di prese USB di vario tipo, 2.0, 3.0 e via dicendo. Sono diffuse inoltre varie ventole di raffreddamento sulle schede ATX comandate dal sistema operativo, che contribuiscono a far girare l'aria dentro al case aspirandole da dietro e o davanti, quindi con l'aria. Gli slot di espansione classici sono quelli ISA PCI, permettevano di collegare e permettono di collegare alla scheda madre differenti periferiche, dalle schede audio di digitalizzazione per input ed export video ai controller SCADA, schede di rese aggiuntive e in un tempo anche i modem interni. Ora, le periferiche basate su bus ISA sono quelle di più vecchia generazione ed oggi sono molto rare da trovare sulle schede madre. La banda dati di questo bus è a 16 bit ed è assai molto ridotta, quindi sono mai considerati collegamenti obsoleti, e con il tempo infatti gli slot ISA sono stati abbandonati. Oggi è molto raro, se non impossibile, trovarne le schede madre con degli slot ISA. Sono rimasti soltanto gli slot PCI, 2 o 3 o più. Gli slot PCI sono gli slot attualmente più diffusi ed utilizzati, probabilmente resteranno come tali ancora per molto 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 tempo. Sono tutti slot che hanno un bus dati a 32 bit con 33 MHz di clock di bus dati e sono pilotati tutte le schede di espansione, permettono di pilotare un po' tutte le schede di espansione che oggi potete immaginare, per quanto oggi siano un po' meno utilizzate, perché solitamente le schede madre di oggi già integrano una scheda audio. Quindi praticamente, a meno che non vogliate delle particolari schede audio con delle prestazioni particolari, solitamente la maggioranza delle schede madre hanno già una scheda audio interna, così come una scheda di rete Ethernet è già presente un controller sulla scheda madre. Di conseguenza sono state ridotte anche il numero degli slot PCI, dato che parecchia roba è stata messa di serie in bundle sulle schede madre PC. Quindi Ethernet, USB, VGA aggiuntive eventualmente, oppure potete utilizzare genere la VGA, a volte sta anche sulla scheda video aggiuntiva, o HDMI, che la scheda video che grande e potente che potete comprare. Un tempo si mettevano negli slot PCI, adesso si mettono da un'altra parte. Dunque, esistono particolari varianti degli slot PCI a 64 bit utilizzati in genere nelle motherboard per workstation ad elevate prestazioni, come ad esempio nei server. Hanno una maggiore ampiezza di banda, invece dei 32 bit del PCI, queste ne hanno appunto gli slot PCI a 64 bit, quindi il doppio. Poi abbiamo le PCI Express, abbreviato ufficialmente con PCIe, queste sono, a volte vengono confuse con PCI Extended, quest'ultimo ufficialmente abbreviato come PCI-X,
e un fermato di interfaccia con i bus di sistema e periferiche di espansione. Sono state create con l'intento di rimpiazzare completamente le vecchie interfacce PCI e PCI-X e AGP. L'interfaccia PCI Express è fisicamente ed elettronicamente incompatibile con il formato PCI. AGP, connessione Accelerated Graphic Port, è stata sviluppata da Intel nel 1996 come una soluzione per aumentare le prestazioni e la velocità dalle schede grafiche connesse al PC. Si basa sullo standard PCI 2.1 che effettua trasferimenti a 32 bit sulla frequenza base di 66 MHz, quindi il doppio dello standard della PCI. Poiché il trasferimento dei dati avviene in modalità parallela, non è possibile una comunicazione bidirezionale contemporanea. AGP 1x, 2x, 3x, 4x, 8x sono tutti fattori di moltiplico di 66 MHz del bus dati. Però, successivamente il bus dati delle schede madri è stato anche elevato dai tradizionali e vecchi 66 MHz, fu poi elevato a 100 MHz, sino attualmente ai 266 MHz ed anche oltre sulle schede madri più grandi. Quindi, accelerando il clock del bus dati, è andato a finire un po' a scendere il relativo moltiplico. Ora tutta questa massa di dati è gestita dal Northern Bridge e dal Southern Bridge, che sono un po' i semafori che stanno sulla scheda madre, che gestiscono il traffico dati dalla CPU alla memoria RAM alle varie periferiche audio e video. C'è da parlare brevemente dell'Audio Modem Riser AMR, indicava un nuovo tipo di bus di comunicazione introdotto da Intel con Intel i810 nel mese di settembre del 98. Questo slot possedeva, diciamo, la possibilità di integrare sulla scheda madre le schede di espansione, diciamo, le funzionalità modem ed audio dal costo molto ridotto. Non hanno avuto un grande successo gli slot AMR. Andiamo poi all'area della CPU. È il tipo di zoccolino su cui incastrare la CPU, ne sono state costruite numerose di vario genere nel mondo PC, dagli storici Socket 7, Super Socket 7, Slot 1, Socket 8, Socket 370, eccetera. Ecco, il tipo di zoccolino della CPU è strettamente legato al Northern e al Southern Bridge della scheda madre. Se il microprocessore è il vero cuore di ogni elaborazione di un computer, la motherboard è il componente che permette di mettere in comunicazione tra di loro diversi componenti: CPU, disk drive, hard disk, schede di rete, schede grafiche, memoria, dischi fissi, tastiere, periferiche, scanner, stampanti, tutto quello che vi pare. Quindi tutto questo massa di dati è gestito dai Northern Bridge e Southern Bridge. I due chipset gestiscono tutti i processi che si svolgono sulla scheda madre e governano lo scambio di dati tra memoria, CPU, slot ed archivi tramite anche AIDE. Il Northern Bridge e il Southern Bridge. Il Northern Bridge ha dimensioni maggiori rispetto al secondo ed è in genere quello che viene indicato come il chipset vero e proprio della scheda madre, mentre il secondo è un po' solitamente più piccolo e posto generalmente nella metà inferiore della motherboard, nelle vicinanze degli slot PCI. Recentemente Intel ha introdotto la cosiddetta struttura ADAB al posto dei tradizionali Northern Bridge e Southern Bridge. Sono stati introdotti due chip particolari chiamati hub che gestiscono particolari compiti, ad esempio un chip che governa solo le comunicazioni del disco fisso e la CPU, oppure il GMCH che gestisce solo i flussi della CPU e della memoria RAM, oppure un altro chip che gestisce solo il traffico con l'AIDE. Quindi è cambiata un po' la struttura del chipset, ma il risultato è sempre lo stesso. I chipset che sono sulla scheda madre o che siano hub oppure Northern Bridge e Southern Bridge hanno il compito di coordinare e governare il passaggio dei dati tra le differenti componenti della motherboard e anche per le varie periferiche. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.